In questo tutorial vediamo innanzitutto come sviluppare la parte relativa al contesto. Quindi il concetto è questo: stiamo implementando un sistema di gestione per la qualità. Lo stiamo facendo in riferimento alla ISO 9001 del 2015 e il primo punto operativo, a parte la terminologia, la definizione e tutto il resto, il primo punto operativo con il quale ci confrontiamo è appunto il punto 4, contesto. Il contesto prevede fondamentalmente quattro momenti che vengono appunto divisi con i punti della norma. C'è il punto 4 che si chiama contesto e poi c'è il 4.1, comprendere l'organizzazione e il suo contesto. 4.2, comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate. 4.3, determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità. E poi 4.4, obiettivi, no, chiedo scusa, sistema di gestione per la qualità e relativi processi. Sviluppare questo punto significa partire da una base di riferimento sulla qualità, sul quale si poggerà tutta l'attività successiva. Cioè, chi ha redatto la norma, chi ha emesso la norma, chi la norma l'ha costruita, intende creare un'occasione per chi implementa il sistema di gestione per la qualità, per conoscere l'organizzazione. Conoscere l'organizzazione significa poter creare un documento che diventa di utilizzo comune all'interno di un'organizzazione, perché tutte le persone che lavorano all'interno dell'organizzazione ed eventualmente altre esterne all'organizzazione, guardando a questo documento, capiscano quindi di che cosa è fatta l'organizzazione, quali sono le situazioni in cui versa l'organizzazione, con chi si relaziona l'organizzazione e di che cosa si occupa fondamentalmente l'organizzazione. Il contesto quindi è il primo punto da affrontare. Nel contesto, la prima cosa da fare, quindi passiamo, specifichiamo, come posso dire, focalizziamo adesso l'attenzione, azzoomiamo l'attenzione sul primo punto del contesto, è comprendere l'organizzazione e il suo contesto, dice la norma. La norma dice che bisogna guardare a quali fattori, a quali siano i fattori interni ed esterni che influiscono sugli indirizzi strategici dell'organizzazione. Ci sono dei fattori esterni a un'organizzazione che possono condizionare l'organizzazione stessa, per cui bisogna semplicemente denominarli e descriverli. Analoga cosa si fa con i fattori esterni e quindi anche con i fattori interni. Faccio un esempio. Tra i fattori interni ci potrebbe essere la motivazione delle persone che lavorano, perché la motivazione delle persone che lavorano incide sugli indirizzi strategici, cioè nel senso che ne va a comportare, va a influire sicuramente sugli indirizzi strategici dell'azienda, dell'organizzazione. Quindi, per comprendere l'organizzazione, abbiamo detto, bisogna fare semplicemente degli elenchi e quindi denominare un fattore interno ed esterno e quindi descriverlo poi, cercando di descriverlo in maniera tale da sviscerarlo fino in fondo. E quindi di fronte a ciascun fattore interno e esterno con la sua descrizione, bisogna essere capaci di individuare, quindi di determinare e di descrivere in che maniera questo fattore influenza l'organizzazione. Per quel che concerne invece il secondo punto, e quindi diciamo
comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate, bisogna soffermarsi un attimo su due concetti fondamentali. L'azienda deve soddisfare il cliente, quindi un'organizzazione, un ente, un'associazione, deve comunque soddisfare il cliente. Per soddisfare il cliente adotta appunto il sistema di gestione per la qualità. Ma per comprendere le reali esigenze e le aspettative del cliente, deve innanzitutto individuare la tipologia di riferimento cui sta facendo appunto, che sta prendendo in considerazione, e quindi definire la tipologia del cliente e poi individuarne delle esigenze che sono normalmente espresse, sono comuni, affiorano in maniera chiara, nel linguaggio comune, cioè l'esigenza, ad esempio, delle mamme è quella di avere la possibilità di dedicarsi ai propri figli, al lavoro e magari alla famiglia, tenendo in armonia tutto, insomma, senza fare una cosa a discapito delle altre. Queste sono le esigenze, ad esempio, di una parte interessata o di un cliente. Se invece parliamo di aspettative, possiamo fare riferimento, guardando ciascuna cliente oppure ciascuna parte interessata, a quando il cliente probabilmente non ha espresso, non è logico pensare, o meno, non è intuitivo pensare a quanto desidera effettivamente, perché se fosse intuitivo, se fosse semplice, faremmo riferimento a un'esigenza magari espressa, ma nelle aspettative dobbiamo entrare nel cuore, nel pensiero del cliente o della parte interessata e chiederci: ma in che maniera questa persona si aspetta questo prodotto, questo servizio, un nostro atteggiamento, un nostro modo di fare? Quindi stiamo parlando di comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate. Quindi si mette da una parte il cliente, quindi se bisogna fare semplicemente un elenco di clienti, divisi per tipologia, e un elenco di parti interessate divise per tipologia, vengono descritte queste tipologie e poi successivamente alla denominazione della tipologia, alla descrizione, bisogna esprimersi, quindi dichiarando le esigenze e le aspettative. La differenza tra clienti e parti interessate, può essere, diciamo, spiegata in questa maniera. Usiamo un linguaggio comune piuttosto che tecnico. Una parte interessata può rappresentare un ente, un soggetto, come posso dire, un'associazione di categoria. Questa è una parte interessata, cioè che ha delle esigenze, quindi si aspetta delle cose da noi e anche delle aspettative in merito a questa cosa che, diciamo, di cui è esigenza. Ebbene, tutti, se l'organizzazione si guarda intorno, guarda al proprio interno, guarda al proprio esterno, trova tante parti interessate. Le stesse persone che lavorano in azienda possono essere parti interessate. Parti interessate possono essere gli azionisti dell'azienda, la proprietà dell'azienda, possono essere i fornitori, le parti interessate. E tra queste parti interessate c'è ovviamente anche il cliente. Si suggerisce di fare riferimento, almeno l'impostazione che mi sento di dare è quella di voler mettere il cliente da parte, quindi considerare il cliente da una parte, le parti interessate dall'altra. Ma comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate significa appunto, tanto per il cliente quanto le altre parti, individuare questi soggetti, descriverli e descriverne le esigenze e le aspettative. Nel punto 4.3, chiedo scusa, la norma prevede di determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità.
Sì, qui fondamentalmente l'organizzazione deve dichiarare di che cosa si occupa. Di che cosa si occupa? Ad esempio, il sistema di gestione per la qualità si può applicare a dei servizi, a dei prodotti, e in questo caso bisogna specificare quali sono i servizi, quali sono i prodotti, perché poi sono questi a cui si fa riferimento per sviluppare l'intero campo, l'intero sistema di gestione. Il campo di applicazione significa guardare due limiti entro i quali appunto ci sono dei prodotti o dei servizi. In maniera generica, così ovviamente, prima di addentrarci nelle parti più specifiche. Al 4.4 invece, e cioè sistema di gestione per la qualità e relativi processi, per sviluppare questo punto noi dobbiamo semplicemente vedere a come funziona tutta l'organizzazione, quindi quali sono tutte le attività che vengono svolte dalla nostra organizzazione e poi dividerle, cioè raggrupparle per processi. Un processo è un insieme di attività e all'interno del processo queste attività si condensano all'interno di fasi, per cui possiamo avere un processo per il quale si compiono 20 attività, ma esistono 4 fasi, quindi 5 attività in una fase, 5 nell'altra, 5 nell'altra ancora, e così via. Quindi, quando si parla di sistema di gestione per la qualità e relativi ai processi, questi processi vanno individuati e dichiarati con una denominazione e una descrizione. Quanto poi effettivamente disciplinerà il processo? Ebbene, in quel caso saranno le procedure, ma le procedure sono, diciamo, vengono, come possiamo dire, utilizzate, redatte, verificate, approvate e tutto il resto quando andiamo a sviluppare il punto 8 della norma, e cioè quella relativa alle attività operative.